Ecco, ci siamo con il sindaco di Sestri Levante, Francesco Solinas, nella splendida cornice della Baia del Silenzio. La giornata non è delle più clementi, però rimane comunque il paesaggio incantevole. Sindaco, siamo all'ottavo anno di Discover Italy, un evento in continua crescita, grazie anche all'ausilio e alla collaborazione di Francesco e di Paolo. Qual è la prospettiva di questo evento e come mai poi si svolge a Sestri Levante da diversi anni? Si svolge a Sestri Levante da diversi anni perché Sestri Levante è il perno, diciamo, del storico di questa manifestazione straordinaria che, ricordo, è l'unica fiera del turismo che si svolge in Liguria ed è una fiera di alto livello. Sestri Levante si svolge perché c'è una struttura ricettiva, congressuale, con ampi spazi che è in grado, appunto, di ospitare la selezionata partecipazione di buyer e di seller. La prospettiva di questo evento è una prospettiva ampia perché è sicuramente comprensoriale e tutta la Liguria, ma in particolare un focus sul Golfo del Tigullio, questa perla straordinaria che abbiamo in Liguria, un territorio che non ha nulla da invidiare ad altre parti, altre bellissime parti d'Italia, e quindi non ha nulla da invidiare ad altre località e luoghi del mondo. Questo evento si propone come un momento di esposizione, di standing, di proposta verso seller selezionati, quindi agenzie di viaggio, professionisti selezionati, principalmente esteri, che cercano località, in particolare il Tigullio, particolari, con attrattive particolari per la loro clientela di un certo livello, e questo non può fare altro che piacere. Certo, Sestri Levante è una città che negli anni 60 e 70 era prevalentemente a vocazione industriale, grazie ai cantieri navali Riva Trivoso, la vecchia tubifera, certo, poi Arvedi, però negli anni è aumentato, diciamo, il valore del turismo, è sempre in continua crescita. Le vostre ambizioni e le vostre prospettive come giunta? Allora, sicuramente la presenza industriale a Sestri era importante, purtroppo nel tempo è diminuita per eventi legati, diciamo, a quelle che sono le vicissitudini industriali dei prodotti che erano sviluppati a Sestri. Il nostro intendimento è sicuramente fare tutto quello che c'è possibile per il mantenimento delle realtà industriali sul territorio, che sono posti di lavoro sicuri e che danno reddito alle famiglie che sono occupate lì. Chiaramente il turismo è una straordinaria ricchezza, ancora parzialmente poco utilizzata per Sestri Levante, che Sestri Levante è un po' tutto il comprensorio, che però ha enormi potenzialità, e quindi sicuramente qui si concentra un'azione di sviluppo, e questo è un evento, il Discover Italy, un evento in tal senso. Ecco, c'è una voce che dice che la Baia del Silenzio sarà limitata, diciamo, come posti in spiaggia e potenzialmente a pagamento. Facciamo chiarezza? Allora, la chiarezza è questa, che la Baia del Silenzio, vista la crescente sua notorietà, si è trasformata negli ultimi decenni in un luogo di estrema attrazione e che d'estate o nei fine settimana estivi e anche fuori, diciamo, dei fine settimana estivi è presa veramente d'assalto. Abbiamo un elevatissimo numero di persone che si accalca. Il contingentamento è partito in epoca Covid, ma si è subito rivelato una misura straordinaria anche per preservare l'ambiente naturale della Baia, che è un ambiente molto delicato. L'Università di Genova verrà qui a studiare, avrà un suo luogo, un suo laboratorio per studiare la baia e anche, diciamo, gli aspetti naturalistici legati a questo mare. Poi ci sono anche temi legati alla sicurezza, una calca così eccessiva in una lingua di spiaggia così stretta va attenzionata, merita. Quindi il contingentamento è un qualcosa che sicuramente deve essere riproposto. L'introduzione ticket che vorremmo, se riusciamo, a introdurre sperimentalmente nei mesi di luglio e agosto, ha la finalità di coprire parzialmente i costi, ma sottolineare l'importanza di un controllo, un accesso limitato, sia per ragioni di sicurezza sia per ragioni ambientali. Perfetto, allora ringraziamo il sindaco di Sestri Levante, Solinas, auguriamo buon lavoro e buon proseguimento. Grazie a voi.